Buongiorno e ben ritrovati a voi tutti, cari amici, dal vostro sottoscritto Nicola De Lucia. Oggi un solo video, si parla esclusivamente di wrestling, l'evento speciale che precederà l'omonimo pay per view che prende il nome dalla rissa reale Royal Rumble. Worlds Collide edizione 2020 che vede protagonista che vedono protagonisti i brand di roster di NXT, diciamo l'originale, e la sua seconda casa madre, ovvero NXT Gran Bretagna. E come vedete nell'immagine di copertina del video, questi omaccioni, che i primi quattro di su sono praticamente quasi tutti titolati, visto la perdita del titolo americano di Roderick Strong durante l'ultima puntata di NXT di mercoledì, abbiamo Adam Cole, campione di NXT, Kyle O'Reilly e Bobby Fish, campioni di coppia, e Roderick Strong. E gli altri quattro maccioni di sotto, allora scusate, quello di sopra è l'Undisputed Era, quello di sotto è l'Imperium con Walter, colui, e mi pare l'unico che è titolato dell'Imperium, massimo campione di NXT Gran Bretagna, Fabian Aichner, Marcel Bartel e Alexander Wolf, che si affronteranno in un 4 contro 4 e credo, almeno sulla carta, che dovrebbe essere questo il match di chiusura dello show. Poi passiamo alle donne. Rhea Ripley, campionessa di NXT, affronterà Toni Storm in un 1 contro 1, sfida titolata. Poi sfida normale, singola, non titolata, Finn Balor affronterà Ilja Dragunov, un Dragunov che nelle ultime settimane, ma anche già da parecchio tempo, fa valere la sua prestanza fisica negli show di NXT UK. Poi verrà difeso anche il titolo NXT Cruiserweight Championship di Angel Garza contro Isaiah Swerve Scott, Jordan Devlin e Travis Banks. Questi ultimi due occupano, diciamo, i restanti due posti perché si sono guadagnati la chance titolata, vincendo i rispettivi match di qualificazione durante l'ultima puntata di NXT United Kingdom. E poi un ritorno proprio ai fasti del passato. La DIY, ovvero Johnny Wrestling Gargano e Tommaso Ciampa, contro i Moose Mountain, Trent Seven e Tyler Bate. Ed è previsto ovviamente un pre-show anche per questo spettacolo. Il match credo sia Mia Yim contro Kyla Ray. Ma io cosa posso dire? Che sicuramente, come tutti gli appassionati di questa disciplina, ci aspettiamo tanto spettacolo, sia diciamo in generale. Ma non penso che Angel Garza perdi già il suo titolo dei pesi leggeri di NXT, rinominato per, diciamo, credo già da un pochino di tempo così, perché prima era soltanto il Cruiserweight Championship e apparteneva al roster dei pesi leggeri, che insomma spesso e volentieri sono corse delle voci di una possibile cancellazione dello show che ora va in onda come al solito dopo SmackDown, ma non più al martedì, al venerdì di 205 Live.
Rhea Ripley, Toni Storm, beh, anche questa è abbastanza intrigante, ma come ho detto anche per il match dei pesi leggeri di NXT, anche questo dico che Rhea Ripley, secondo me, vincerà. Vabbè, occhio in generale su tutti gli incontri. Io sono molto curioso, ovviamente, sia di quello come ho citato all'inizio, che potrebbe essere, dovrebbe essere il match di chiusura della Kermesse, la Imperium contro l'Undisputed Era. Però ho anche curiosità, per esempio, su Finn Balor contro Ilja Dragunov. Però, insomma, in generale, come appassionato di lotta libera americana, di pro wrestling, mi aspetto di divertirmi. Bene, grazie a tutti. Mi raccomando, domani non perdetevi il videoclip dedicato a, diciamo, ad andare a definire la card che nella nottata prossima italiana, con la puntata di SmackDown, appunto potremmo, ma anche come non potrebbe essere così, avere delle certezze in più sulla lista dei vari incontri del pay-per-view Royal Rumble. Di copertina non vi dico che ci sarà, comunque già potrebbe essere un possibile indizio di coinvolgimento nella rissa reale. E comunque farò anche diciamo, una piccola parentesi anche su un altro atleta che in molti, insomma, lo rivolrebbero in federazione, che già lavora, ha lavorato per la WWE, al momento lavora attraverso un programma WWE su Fox Sports. Insomma, ha fatto sognare in molti. E dico questo, per poco, un paio d'anni fa stava quasi per battere Brock Lesnar, proprio per poco non ce la fece. Bene, grazie a tutti e a domani. Ciao.